Dalla tradizione a una nuova economia, le CAB, le cooperative agricole braccianti, questo è il tema di un convegno organizzato da Lega Coop di Ravenna che si è svolto alla presenza di illustri relatori come docenti universitari, l'assessore regionale all'agricoltura e i vertici del settore agroalimentare di Lega Coop. Cooperative agricole, qual è al momento la situazione che si sta vivendo? Le difficoltà come tutta l'economia del paese. Poi per fortuna nostra l'agroalimentare è uno dei comparti che quantomeno i consumi tengono. Abbiamo un problema di reddito che riguarda le imprese agricole in genere, che riguarda anche parte delle nostre cooperative, ma in questo mondo bisogna accontentarsi, nel senso che a noi per fortuna teniamo i livelli occupazionali, teniamo i volumi che abbiamo detto, diciamo che guardiamo con una prospettiva più positiva rispetto al resto dell'economia. Oggi si parla partendo dalla tradizione, quanto è importante invece l'innovazione in questo settore? Fondamentale, io credo che tra i problemi dell'agroalimentare italiano ci sia quello di essere poco innovativo. L'agroalimentare italiano di norma è un agroalimentare molto polverizzato, piccolo nelle sue dimensioni. Noi abbiamo bisogno di innestare meccanismi di dimensionamento delle imprese, liberare risorse per investire in innovazione, con l'innovazione essere più competitivi sui mercati internazionali. Questa è la sfida che ha la cooperazione, anche a partire da queste piccole esperienze come quelle bracciantili della conduzione dei terreni, che sono comunque esperienze per noi importantissime, per la ricchezza che hanno prodotto in questi anni, anche per l'esempio che offrono a un'agricoltura associata, credo un modello di cui ha bisogno l'agricoltura di questo paese.